L'8 ottobre prossimo è in programma una manifestazione nazionale promossa dalla CGIL Funzione Pubblica e dalla CGIL FLC, una manifestazione che si terrà a Roma ed è contro i tagli al pubblico impiego, all'istruzione, alla ricerca e contro la privatizzazione dei servizi. Naturalmente tutte situazioni queste che si ripercuotono fortemente anche sulla provincia di Caserta. Una situazione difficile, si è deciso di manifestare l'8, ma entriamo nei particolari, segretario, perché? Allora, questa non è la prima manifestazione. Noi come funzione pubblica, anche come sindacato della conoscenza, siamo inseriti all'interno di un programma di mobilitazione coordinato dalla Confederazione proprio per contrastare la manovra ultima che c'è stata da parte del governo, ma anche per evidenziare quali sono stati gli effetti delle manovre precedenti sul pubblico impiego e sulla scuola stessa. Per quanto riguarda il merito, noi abbiamo delle situazioni diversificate che però poi si ricongiungono, nel senso che c'è un forte attacco al lavoro pubblico, questo produce effetti negativi sugli operatori, contemporaneamente però e in maniera molto pesante provoca un abbassamento dei livelli assistenziali e dei servizi per i cittadini e quindi la conseguenza è molto pesante soprattutto per coloro che guardano alla pubblica amministrazione come punto di riferimento per cercare di fronteggiare una crisi che ormai colpisce sempre di più la popolazione. Noi abbiamo avuto la campagna di Brunetta, del ministro Brunetta, sui fannulloni. Quella cosa in un primo momento ha colpito positivamente i cittadini, poi i cittadini si sono resi conto, quando hanno cominciato a vedere cosa c'era dietro quella campagna, che l'attacco vero non era ai lavoratori pubblici, ma era un attacco alle pubbliche amministrazioni, in quanto l'idea di questo governo è quella di privatizzare i servizi, di azzerare i livelli di assistenza, di privatizzare anche la scuola e quindi gravare sempre di più sulle condizioni di vita dei singoli cittadini. E questo chiaramente adesso crea una forte aggregazione tra lavoratori e destinatari dei servizi stessi e noi speriamo che attraverso anche la manifestazione dell'8 si possa effettivamente dare un segnale forte al governo sulla necessità di cambiare rotta.